Declineremo insieme Pater Patris. Pater familias dominus erat, ei omnes obediebant. Il nominativo è Pater, ma la desinenza, come sappiamo, è molto variabile. Il nominativo è vario. Il padre di famiglia era un padrone. A lui, ei omnes obediebant, tutti obbedivano tutti. Liberi patris auctoritatem servabant. Il genitivo è is patris. Del padre i figli servabant, rispettavano auctoritatem, l'autorità del padre, patris del padre. Rome liberi patri sempre obediebant. A Roma i figli obbedivano sempre al padre, dativo singolare i. Senatores Octavianum Augustum patrem patrie appellaverunt. I senatori chiamarono Ottaviano Augusto padre della patria, patrem, accusativo in em. Pater, nolime pulsare, e siamo al vocativo, o padre, uguale al nominativo, non mi picchiare. Catullus a patre semper reprende batur. Catullo veniva sempre rimproverato dal padre, ablativo in e. E veniamo al plurale. Rome senatores quoque patres conscripti appellabantur. A Roma i senatori, senatores, appellabantur, erano chiamati quoque anche padri coscripti, cioè patrizi, nobili, iscritti nelle liste dei senatori. Il nominativo plurale fa in es. Populus Romanus patrum conscriptorum auctoritatem servabat. Il soggetto è Populus Romanus. Il popolo romano servabat, rispettava auctoritatem, l'autorità di chi? Dei padri coscritti, cioè dei senatori. Il genitivo plurale dei nomi cui tema termine in consonante è Consules patribus conscriptis semper obediebant. Consules è il nominativo. I consoli obbedivano sempre a chi? Ai padri coscritti, cioè ai senatori. Notiamo che nel sintagma formato da patribus conscriptis, il dativo della terza è inibus del termine, del sostantivo, mentre l'aggettivo, in questo caso il participio, è in is perché segue la seconda declinazione. Passiamo all'accusativo. Antiqui romani senatores patres conscriptos appellabant. Gli antichi romani chiamavano i senatori padri coscritti. Anche in questo caso notiamo lo stesso fenomeno che abbiamo riscontrato sopra. Un nome della terza, accusativo in es, e il participio o aggettivo che segue però la seconda declinazione con la terminazione in os. Patres conscriptos. Vocativo, patres conscripti, audite meam orationem, o padri coscritti, ascoltate il mio discorso. Liberi, ex patribus, patrimonium accipiebant. I figli ricevevano, ereditavano il patrimonio ex patribus, dai padri. Patribus, ibus, è la desinenza dell'ablativo plurale. Quindi, ricapitolando, accusativo plurale es, genitivo plurale dativo ibus, accusativo es, vocativo uguale al nominativo, ablativo ibus.